Maria, per tutta la vita è stata là dove il figlio gli ha chiesto di stare. E quel giorno gli chiedeva di stare là, presso la croce. Thank you.
perché Dio permette, se lui è padre buono e tante persone innocenti siano morte, state ferite, hanno perso la casa, vivono ore drammatiche. La risposta non è facile. D'altronde anche Gesù sulla croce si è sentito abbandonato. Le parole che lui, le ultime parole sono proprio queste: mio Dio, perché mi hai abbandonato? E sappiamo che Dio ha risposto con i fatti, con la risurrezione. Perché Gesù, anche tu fai parte della terra, hai condiviso con noi questa splendida e povera umanità, ed ora, come qualsiasi delinquente, ti lasci deporre inerme e sfigurato. Le parole ci mettono ormai già nel preludio di Pasqua. Domani saremo ancora accanto a Gesù per meditare su significato della sua morte e anche a meditare sul significato del dolore dell'uomo, della tragedia dell'uomo, però con la speranza, con la certezza cristiana che tutto sarà restaurato, che alla fine non sarà la morte a vincere, ma la vita. Lo annunceremo proprio domani sera alle 9:30, partendo proprio da qui. Cristo risorto che non muore più. Ecco, allora, l'augurio per ciascuno di noi, perché anche nel nostro cuore ritorni la speranza, la fiducia, anche contro ogni evidenza che ci sta attorno, che sembra annunciare morte e disperazione. C'è Gesù, morto e risorto.